Movimento Regione Salento, però un riferimento nazionale, un esponente politico territoriale che ha preso tanti voti dovrebbe averlo. Dunque, noi siamo il Movimento Regione Salento da 10 anni e siamo autonomi e indipendenti. Abbiamo provato anche di relazionarci con dei partiti nazionali perché crediamo anche alla necessità di avere una prospettiva con un partito nazionale. Diciamo che i partiti nazionali non vedono di buon occhio questo nostro eccessivo protagonismo probabilmente, perché poi noi siamo presenti in tutti i 97 comuni della provincia di Lecce, anche in provincia di Brindisi ci stiamo organizzando, siamo attivi, propositivi, denunciamo, ci attiviamo. E questo non sempre, mi sembra di aver capito nel corso di queste esperienze, possa andare bene per i partiti nazionali. Sono stato candidato nella lista civica, la Puglia Domani, la lista del presidente Fitto, e oggi sono nel gruppo consiliare della Puglia Domani. L'interlocuzione con i partiti nazionali ritengo che sia necessaria, anche perché le nostre battaglie devono avere anche, ecco, una soluzione positiva su tutte diciamo, le istituzioni che contano. Abbiamo un consigliere provinciale con Fernando Leone, adesso abbiamo un consigliere regionale, abbiamo eletto 2 sindaci a Sugliano e a Veglie, abbiamo tantissimi amministratori in tutti i comuni della provincia di Lecce e qualcuno in provincia di Brindisi. È chiaro che vorremmo portare le nostre battaglie anche a Roma, perché no a Bruxelles. Per farlo è necessario appunto delle intese e degli accordi con dei partiti nazionali. Stiamo valutando, partendo comunque da un partito con il quale siamo in stretta relazione, che è la Lega. Quindi l'interlocuzione continua, verifichiamo nei prossimi tempi un pochino da farsi, anche perché la considerazione che facciamo è che dobbiamo intanto ascoltare e rispettare i nostri elettori, che sono stati tantissimi, e capire e valutare se hanno anche loro voglia di dare una prospettiva al movimento e a questa mia elezione collegandosi con il Partito Nazionale. Lo valuteremo comunque.